Siete ancora? Datemi un segno di vita. Ho miscliccato, ho stoppato la trasmissione. Senti, si sente adesso? Adesso va. Datemi un feedback. Ah, ok. Perché ho miscliccato e avevo stoppato lo stream. Cosa consiglia chi ha perso la passione per sto gioco? Di smettere di giocare. Se non ti piace più, cioè, non ne vale la pena. Sì, cioè, la risposta è quella. Cioè, se diventa uno sforzo, c'è cioè, chi te lo fa fare. O no? Cioè, a me tutto sommato piace ancora. Certo, se poi diventa la tua fonte principale di guadagno. Dunque, qui lui vuole andare rotto, io non. Quello che ha perso la passione sei tu o dici in generale? Ah, ecco. Ma infatti anch'io gioco cash perché il problema dei tornei è che poi devi star lì. Cioè, anch'io non riuscirei a fare a grindare solo tornei. Cioè, devo proprio aver voglia. Adesso vabbè, tipo quello che ho fatto prima è un turbo del cazzo da 100 giocatori. Cioè lo so che in 2-3 ore è finito. Però quei tornei lì serali che durano magari 6-7 ore, vaffanculo, figa. Quei lì non riesco più. Cioè riesco una volta ogni tanto, ma farlo tutti i giorni no. Preferisco il cash. Adesso per dire tra 10 minuti mi sono rotto il cazzo. Un clicco, basta. I race non mi convincono. Oppure, cioè, voglio fare una pausa di un quarto d'ora, metto sit out, basta. Cioè, tra un quarto d'ora riprendo. Invece i tornei di star lì per forza. Quindi, cioè, capisco benissimo. E se non c'è più voglia non fare, perché sennò poi dopo un po' inizi a spiguare, giochi male. Piuttosto passa al cash. O gli spin. Poi dipende, cioè, dipende se per te è un'entrata fondamentale oppure se è un di più. Cioè, se è un arrotondare puoi anche lasciar perdere. Se invece cioè, praticamente è lavoro, è un altro paio di maniche. Tavolo no limit 50, che fine ha fatto? Quel colorino al flop, ah, è questo. Riesco perché sono tutti reg. A giocare c'è crazy.
Meno male, oh. Però è servito a poco, vabbè, anche da sto tavolo qua esco perché uno pieno. Andiamo qua che c'è un... Dunque, vediamo un po' la sessione, che sì, tra un po' posso far parte... cazzo, sono sceso, porca troia. Che gap, però, che gap di EV. Questa roba qua mi fa girare troppo il cazzo. Tre stack di gap... comunque ho fatto quasi 1800 mani. Poi vado avanti stasera, devo farne, boh, intorno a 2005 oggi. Ma una via di mezzo, non mi sembra né fortissimo né scarsissimo, una roba normale. Lo conosci? Perché il Tarn, sai che paura di trovare un 2. Click. Non lo conosci. Sì, comunque gioca abbastanza spesso, lo incrocio quasi tutti i giorni. Vediamo un po' cosa dice il Den Manager. Sì, su, vabbè, su 4500 mani che ha con me sta perdendo 3 BP 100. Però vabbè, non vuol dire niente. E i più fici dei poker sono quelli che... non lo so, cioè vabbè, sono i fish più o meno sono tutti uguali. O uno che viene spesso è KKK qualcosa, che è fish e gioca tutti i giorni. Sì, ma ce ne sono un po' che incontro tutti i giorni. Però non c'è proprio la balena che sta lì tutti i giorni e carica 100 euro, quello no. Gli altri, cioè quelli che vedi segnati, più o meno. Le calling station sono quelle che segno in viola scuro, queste qua. Allora, qui ho aperto, vediamo un po' quanto mi tribetta. Sono early. Zero, cioè. Proviamo a settare. Niente. E anche reg proprio scarsi, boh. Questo fa cazzate. Fabio Mozzi non è il massimo. Poi gli altri, boh, o non li ho incontrati, cioè nel senso, o ci ho giocato contro poco, tipo, beh, Tamburina, non... anche sti qua vinco io, CPS, non è che ci ho giocato contro tanto, quindi... Sì, ma anche, qua, anche la figura del reg scarso è un po' sparita, eh.
Perché prima c'erano quelli che grindavano solo per la rake back, che se ne sbattevano il cazzo di migliorare, no? Cioè giocavano tutto il giorno, facevano massa, poi quindi anche, cioè, i leak se li tenevano e chi è che se ne accorgeva li esploitava facilmente. Adesso invece che comunque devi fare profitto anche ai tavoli per vincere, tutti i rake cercano di migliorare. Quindi trovare proprio il rake scarso è difficile. Perché comunque anche lui pian pianino migliorerà il suo gioco, cercherà un attimo di evolvere. Qui non ha preso l'ad come al solito, anzi l'addosso è un altro tavolo maledetto. Dunque, open push, vediamo un po'. Non ci sono note particolari. Ma perché se non sbaglio è scomodo per l'old man manager? Non mi ricordo più perché ho smesso di giocarci, sinceramente. Giocavo anni fa. Comunque ha qualcosa di scomodo. Aspetta, che devo mettere l'ad su sto cazzo di tavolo, se ci riesco. No. Un attimo, eh. Vedi, non va Old Man Manager, cioè senza Old Man Manager non gioco perché per grindare è fondamentale. Più 118. Qui purtroppo avevo fatto sta sessione di merda che mi ha rovinato. È qua che ho shottato anche il 50, se non sbaglio. No, prima, boh. Qui c'era stato un giorno dove avevo shottato anche il 50 e avevo perso un bel po'. Comunque ho già fatto 70 euro di reg, devo farne ancora una trentina stasera completa, adesso tra un po' posso anche staccare. Sì, no, lo so che c'è più giro di fish su People Poker. Faccio one and done. Questo open limpato, limp call, bah. Che cazzo legano. Cioè comunque vedete anche il 50, no? Cioè ci sono i fiscioni. Anche sti qua è un'altra calling station. C'è un reg solo. È che si tratta poi di avere il roll per non sclerare. È che adesso vi sto spiegando tutti i miei segreti, poi venite a incularmi, bastardi, eh. Vabbè, lo scarto ce l'ho, è dei secondi comunque. Non sono in diretta. Almeno quello. È il giusto per giocare al 20. E shout li gestisco che quando mi serve il grano lo tiro giù. Però raga, quelle lì, cioè poi alla fine sono robe personali, nel senso che lo
Dovete decidere voi cosa fare con col bankroll, cioè non è che ci sono delle regole. Dipende anche da quanto vi sentite sicuri, cioè. Cioè io adesso sono arrivato a un punto nel senso che non penso di swingare più di 25 buy-in, no? Quindi più o meno cerco di regolarmi in quel modo lì. Al 20, poi al 50 non lo so ancora. Poi non so, cioè per chi fa torneo probabilmente è diversa la faccenda. Cioè, quanto consigliano di essere rollati nei tornei? 100 per. Perché nel cash, cioè secondo me, ad esempio, se uno non ha bisogno di ritirare. Anche i level up aggressivi ci possono stare. Duecento per addirittura. Sì, poi dipende da che tornei, credo anche, no? Cioè, perché un conto è fare i tornei da 100 persone, un conto è fare quelli da 1000. Cioè, perché un torneo da 100 persone valiva là, a premio ci vai spesso. Uno da 1000, insomma. Cioè, Tomas dice 300 per addirittura. Ma ad esempio, cioè, la vostra esperienza, no? Visto che fate i tornei, quanto avete swingato al massimo? Quanti buy-in? Non mi dispiace. Io provo la bet al river perché può aver mancato o comunque foldare delle coppiette. Speriamo butti via. Ha buttato via. Ottimo. Ma diciamo, ma voi il peggior swing che avete subito ai tornei di quant'è? Cosa dice il vostro storico, più o meno? Io, cioè, non saprei, non essendo torneista fisso, non ho ben chiaro. Io al cash il massimo che ho swingato sono tipo 45 buy-in, una roba del genere. Ma anni fa, eh. Una quarantina su 6.000 MTT, non è tanto. Può stare.
Cioè, non è tanto rispetto a chi dice di essere rollato 200-300 per, cioè, anche secondo me più o meno il limite è quello lì. Cioè, si può, nel senso, lo dico per far capire che secondo me si può fare anche qualche level up più aggressivo, soprattutto a livelli, diciamo, medi. Qui faccio bet, 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 eh. Questo è, il jack al turn è buono per me, potrebbe credere a un bluff, eh? Vediamo un po' cosa fa. Ha pagato? No, peccato. Ma mica tanto, sai. Perché guarda che gap che ho con Levi, cazzo. Vuol dire che mi hanno sculato, eh. Qui a volte chiamerei, ma sono short. Poi lui oltretutto non tribetta molto. Cioè, è short, non sono short. L'altro era anche andato più su. Allora, open, tribet ancora, eh? Sarà un po' tiltato oppure ce le ha? E voi due, Tumase e Bortudai, non lo sapete quanto avete swingato, non c'avete una... Non mi date un numero. Poi sul cash riguardo i level up c'è anche chi studia la short stack strategy proprio per fare level up più aggressivi. Comunque vedi che sia cash che MTT alla fine si gira sempre intorno a quei numeri lì, eh. 40, 50. Secondo me il limite è un po' quello. Lui ha cercato dietro, potrebbe avere anche una coppietta inferiore. Ah, proprio invece. Cazzo, ma mi ha chiamato il flop un KQ su sto board qua. Maledetto. Quindi diciamo che sulla nostra esperienza si può stare sui, oh, 75 per, 100 per a livello. Fino magari a, non so, il buy-in da 10 euro dei tornei. Poi magari a buy-in più alti si può rimanere anche più larghi. Però diciamo che probabilmente fino ai 10 euro di buy-in si può stare sul 75-100 per. 200-300 sono eccessivi. Cioè ti bloccano più che altro. Che ci metti una vita. E poi oltretutto, il punto qual è? Che se ogni tanto, cioè se non prelevi, ok, può andare bene. Però se prelevi dal conto, cioè ti pesa molto di più, no? Stare un livello indietro e prelevare ti pesa di brutto. E alla fine non sali più. Quindi fossi in voi rivedrei un po' quella filosofia lì. Se
del 200-300 per, cioè starei molto più stretto per cercare di fare dei level up e guadagnare di più, perché poi alla fine il livello è quasi lo stesso, no? Ma guarda, voglio tribettarlo. Un po'. Vabbè, cerco questo punto. Qui voglio bettare anche il mio Jack. Secondo me c'è spazio. Ha foldato. Isolation, vabbè, lo farà con un botto di mani. Secondo me anche check call al flop posso farlo. Qui si è chiuso un po' di tutto, però proviamo ad andare a prendere qualche jack 10, qualche donna jack di questo qua. Bet grande, eh. Ah, KJ che non li ha puntati, ma che roba. Dentro il fish. Ha fatto il caghina perché si era chiusa la scala. E là com'è andata a finire? Si è foldato. Però quel tamburino lì, l'aggression pesante su tutte le street. E mezzo pot per portarla via quando riesco. E basta, poi dopo non insisto, si chiama. Vabbè ragazzi, io adesso tra un po' faccio pausa. Mi sono rotto i coglioni. Poi riprendo stasera, non so se faccio streaming. Però farò sicuramente il... Non so se riesco a prendere valore da qualcosa inferiore. Però sicuramente questo free roll qua. Questo qui. 5.000 garantiti di Natale. Giochicchio un po' a cash perché devo fare ancora un po' di rake possibilmente. Cosa mi ha pagato, vediamo. Asso Q, asso alto addirittura. E poi magari se vado fuori presto al torneo. Ma sì, te lo lascio, guarda. Se vado fuori presto al torneo magari faccio qualcosa su Stars. Queste famose Winter Series. Magari sono dei torneini da 3 euro, 5 euro carini da giocare. Quindi dai, metto sit out al prossimo big blind. E vi saluto. Mangio anche qualcosa che ho fame. Per chi c'è, ci becchiamo più tardi. Ho iniziato verso mezzogiorno, ho fatto una bella sessione. Opla!
Più alti che cosa? Allora, qui piatto di 9-10, eh. Ho paura lui, forse. Soldato. Beh, qui c'ho doppia... Speriamo... Red in blef, sì. E 7. Perché ha chiamato il tan con 6 e 7? Ah, ok. Vabbè, anche 10 euro può andar bene. 10-15 euro. Di più no. Ma comunque a Natale ci sono sempre dei torneini. Anche da Baimba, sì, interessanti. Vabbè, sì. La chiudiamo qui. Chiudo lo stream. A dopo, alla prossima. Vi saluto tutti. Ciao.